Una mostra dialogante tra Pontassieve e Certaldo è la monografica dedicata a Fabio Calvetti dal titolo Il mondo in una stanza. Le stanze della vita nel Palazzo Pretorio di Certaldo dal 26 aprile al 22 giugno e Lettere d'amore nella Sala delle Colonne a Pontassieve. Si trattano temi importanti come la solitudine, come l'inquietudine, come la differenza tra l'essere e il dimostrare, l'apparire. Un viaggio particolare, un viaggio che non solo porta le persone da Pontassieve a Certaldo, ma un viaggio che fa riflettere e che ci pone le sue figure come archetipi che dovrebbero in qualche modo stimolare tutti a prendere in considerazione la vita in un modo un po' differente. Fabio Calvetti, che da Certaldo è partito e a Certaldo è ora tornato dopo un percorso anche all'estero, è famoso per i suoi volti assenti, evocativi, che ricordano Hopper nei colori e nelle atmosfere, ultimamente contaminati con oggetti provenienti dalla realtà, e sono questi ultimi lavori ad essere oggetto della mostra. Si presenta una ricerca dove il mio lavoro è contaminato da elementi nuovi nella composizione e che poi anche, come dire, sono importanti nel racconto. La possiamo chiamare un pennello in fuga che poi però è tornato a Certaldo? Beh, diciamo, una definizione un po' bizzarra, però l'apprezzo anche, perché sì, in realtà ho lavorato molto ultimamente soprattutto all'estero, e questa possibilità di ritornare in Toscana a Certaldo e Pontassieve per me è un'occasione che mi responsabilizza oltre misura, perché chiaramente qui bisogna, come dire, anche presentare quello che è stato il percorso precedente.